Ciao amici e benvenuti nel canale Esperto Informatico. Oggi voglio presentarvi un prodotto molto interessante. Mi riferisco all'HP Stream 13C100NL, ma più semplicemente chiamato HP Stream 13. Lo possiamo classificare come uno dei notebook più leggeri. Il materiale è ottimo. La fantasia pure. Touchpad abbastanza grande, anche se leggermente scomodo. Tastiera bianca comodissima, sia per la corsa dei tasti, sia per la qualità. Inoltre, essendo bianca, le lettere si vedono bene e quindi è comodo anche per la scrittura. Questo notebook è corredato del sistema operativo Windows 10. Ha un processore Intel Celeron N3050 con una frequenza di 1600 MHz, 2 GB di RAM. Lo storage è invece affidato all'eMMC. Per chi non lo sapesse, l'eMMC è una specie di SSD, diciamo che sono quelle memorie più economiche, tipo quelle delle pendrive, e sono leggermente più lente dell'SSD, ma un po' più veloce degli hard disk normali. Purtroppo l'unica pecca di questo notebook è la grandezza, perché abbiamo solo una memoria, quindi uno storage di 32 giga, molto poco. La batteria dura abbastanza, parliamo di 7-8 ore, almeno questo è il tempo che io l'ho provato, poi dipende anche da quello che fate. Il display è 13,3 pollici con una risoluzione di 1366x768 punti. Abbiamo come connettore video l'HDMI. Abbiamo tre uscite USB, una 3.0 e due normali, ingresso micro SD e questa è una chicca, i LED che io trovo sempre un po' importanti per capire se un computer è acceso, in stand by eccetera eccetera, sono presenti e li troviamo, uno vicino al power e successivamente troviamo anche un altro lateralmente. Questo notebook è un ottimo compromesso tra prezzo e qualità, perché parliamo di un notebook che oscilla dai 240 ai 250, molte volte su Amazon si trova in offerta sui 240-239 ed è un ottimo prezzo, adatto agli studenti o a chi ha l'esigenza di portarsi appresso un computer ma che sia leggero e comodo. Io lo trovo un ottimo compromesso perché un 10, un 12 sono abbastanza piccoli, mentre questo display da 13,3 pollici, anche se non lo trovo proprio luminoso al massimo, è molto comodo. È dotato naturalmente di una webcam e microfono, ha tutto. È un ottimo notebook, l'unica cosa pecca che ho trovato e che ho detto anche prima è la memoria. Essendo solo da 32 giga abbiamo un po' di problemi a installare o salvare dati, ma per questo possiamo espandere il tutto attraverso una micro oppure attraverso soluzioni come OneDrive o altri, o Google Drive e altre soluzioni del genere. Il computer, come ho detto, è adatto alla videoscrittura, streaming video, ricerche, ma certamente non per il montaggio video, quindi non chiedetemi se è adatto anche per i videogiochi 3D, qualche giochino, ma niente di particolare. Lo trovo abbastanza originale, si distacca un po' dagli altri prodotti di altri brand. Per chi è interessato a questo prodotto, sotto al video trovate il link ad Amazon. Vi consiglio di dargli un'occhiata e lo consiglio soprattutto agli studenti, anche perché la dimensione permette di farlo entrare comodamente in uno zaino. Per questo video è tutto, un saluto da Ubaldo Schiavone e ci vediamo al prossimo video, ciao!